Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro. Ospite della puntata. Come fai quando ti chiedono come stai? Tu sorridi, giri l'angolo e te ne vai. Benvenuti alla nuova puntata. Abbiamo ospite un cantautore, Elia che suona. A questo punto la prima domanda che ti odio spontanea non è tanto per quale motivo il nome, intanto la prima domanda è: chi è Elia? Ciao a tutti. Allora, Elia tendenzialmente è una persona curiosa, quindi in realtà anche il nome è nato per distribuire un po' di simpatia, no? In un certo senso al primo contatto, simpatia, curiosità. Aiuta un po' anche a sdrammatizzare in un certo senso, quindi direi un po' questa cosa qui, una persona curiosa che cerca di trattare temi, di fare musica, diciamo, in modo anche un po' per, diciamo, per non appesantire troppo la trattazione dei temi, diciamo, ecco. Quindi ironico e musicista. A questo punto, intanto, per quale motivo metto Elia che suona? Ma suona Elia? Sì, tendenzialmente suona. Vabbè, diciamo che la prima cosa che ho iniziato a suonare è stato il canto, diciamo, quindi questo strumento meraviglioso, anche molto complesso. Poi ho esplorato la chitarra, soprattutto lo strumento che suono da più tempo, e poi il pianoforte. Quindi questi sono i tre strumenti di cui mi occupo e che studio tuttora. A questo punto parliamo dell'ultimo singolo, Te e Lei. Da Sì. cosa trae ispirazione? Da come è nato e poi come si è sviluppato per poi raggiungere questo risultato? Ma allora, da cosa trae ispirazione? Diciamo che sicuramente l'album Mezzanotte di Gammon mi ha aiutato molto a mettere a fuoco il genere musicale che volevo fare e anche il fatto che in un certo senso volessi parlare di depressione. Quindi sono partito da là. Sono partito dalla musica New Soul, sono partito dall'R&B, sono partito da queste correnti sonore qua. E poi fondamentalmente io sapevo di che cosa volevo parlare, quindi io volevo parlare del mio rapporto con la depressione, sapevo solo questo. Poi camminando, diciamo, cioè lavorando al brano, mi sono reso conto che lo volevo fare in un modo molto leggero, in un certo senso, quindi con questa specie di ballata romantica che poi alla fine effettivamente è diventato l'arrangiamento di Te e Lei, no? Ed è partito tutto da lì, cioè dall'idea di voler parlare in modo leggero, per quanto possibile, diciamo, di un tema così comunque abbastanza, insomma, abbastanza drammatico per certi versi, no? Un videoclip che comunque rispecchia un po' tutta la canzone in sé, è un pochettino, un po' girato un po' in un ambiente comunque sembra familiare, ma poi in realtà spazia nel tutto il genere. Sì, è girato per metà, diciamo, nella mia vecchia casa, diciamo durante l'ultimo giorno di vita nella mia vecchia casa, prima del trasloco, e quindi abbiamo riprodotto fondamentalmente, l'idea era riprodurre la quotidianità di una persona, cioè abbiamo ripreso delle scene a letto, delle scene in cucina, delle scene sul divano. In generale l'idea era: ti porto all'interno di una quotidianità di una persona affetta da depressione e da ansia fondamentalmente. E abbiamo cercato di portare alla luce il rapporto appunto tra te, che è il protagonista, no? Del brano, e lei, che fondamentalmente è la depressione. Quindi scene di vita dove queste due personalità si incontrano, di base. Abbiamo visto che tu spazi musicalmente un pochettino tanti generi, e hai fatto anche un video con un cartone animato, cioè animato. E passare tra l'uno e l'altro è semplice oppure comunque ti dà un po' della complessità alla fine? Beh, allora, diciamo che sicuramente da fuori
è percepita come uno spaziare, inteso come variare molto, quindi cambiare sonorità, ed effettivamente è così, ma all'interno, diciamo, posso dire che non sono cambi così tanto, non so come dire, decontestualizzati, cioè dietro a ogni cambio genere di sonorità che io posso aver fatto, c'è stato un percorso fondamentalmente dove anch'io, come ascolto, come studio, mi sono spostato su sonorità differenti. Quindi, diciamo, secondo me, io lo vedo come tasselli di un percorso in un certo senso, no? Di step che poi è normale che una persona faccia, perché anche a livello personale mi sento dire, non è che io sono rimasto uguale per tutta la vita, ovviamente. Ho iniziato a scrivere canzoni molto presto e quindi è normale che passando 6, 7, 8 anni, magari in 8 anni io abbia iniziato ad ascoltare e a fare cose differenti, no? Quindi E la vedo sì, no, continua, continua, ascoltavo. così. No, la vedo un po' così per rispondere alla domanda. Sicuramente è complesso come è complesso studiare cose nuove, no? Quindi sicuramente è stato complesso, però è sempre stato motivato dalla voglia di voler imparare cose nuove, di non cristallizzarsi, di non rimanere bloccato, diciamo, alle stesse sonorità, ma esplorare. Cioè, ma in generale è un po' quello che dicevo prima, no? Gli è che suona chi è una persona curiosa. È un po' questo tema qua, cioè il tema della curiosità, del voler sperimentare. A me sono la copertina del singolo, dove c'è questo personaggio davanti con una TV che può essere accesa o spenta, dipende da chi la vede e come la interpreta. Per quale motivo nasce questa copertina? Come nasce questa copertina? Chi l'ha ideata? Cioè, c'è anche il Ma tuo inserimento? allora, la copertina di Telesta è disegnata da Alissa Sermidi, saluto, una cara amica, una bravissima illustratrice col quale fondamentalmente io lavoro alle mie copertine. In realtà un po' tutto quello che c'è di illustrato nella mia musica viene dalle sue mani, quindi l'ha ideata lei. Gli input che io ho provato a darle erano legati al voler niente di più, niente di meno, raccontare chi sono questo te e questa lei, quindi riprendendo un po' lo stesso concept del videoclip, ma che poi è anche la base del testo in sé per sé, volevamo rappresentare questi due personaggi. Quindi il discorso della televisione e del divano è per dare un senso di quotidianità, no? Cioè è qualcosa che alla fine abbiamo in casa tutti, nel senso non sono oggetti molto comuni, non hanno nessuna particolarità nel disegno, e anche gli individui in sé non hanno nessuna particolarità. Infatti l'idea lì è portarti nella quotidianità di una persona che potrei essere io, potrebbe essere qualcun altro. Nella realizzazione dei testi preferisce essere un po' più longevo, come il classico italiano, dove la spiegazione è più lunga, oppure come nel testo inglese, dove il sintetico ermetico può essere anche indicativo per la espressione più adatta al tuo genere, alla tua musica. Ma allora, io tendo a essere molto, a usare tante parole, a scrivere anche di lunghi, a volte anche un po' complessi. In realtà, nell'ultimo periodo, sto cercando di imparare ad essere un po' più sintetico. E diciamo che, allora, per esempio, Te e Lei è un testo, secondo me, molto ermetico rispetto agli altri. Infatti le frasi tendenzialmente sono brevi, sono semplici, anche il ritornello alla fine sono quattro frasi. E mi piace molto per questa cosa qui. Diciamo che ho avuto anche pezzi scritti in modo differente. Dipende un po', secondo me, da quale, quale sensazione voglio dare. Mi spiego meglio. Per lei l'idea era più di portarti nel mood e nei panni della persona che stava scrivendo, più che effettivamente raccontarti una storia, non so come dire. Per esempio, tu prima citavi il brano che ha come videoclip un personaggio animato, che è Talpa dal Muso Stellato. Talpa dal Muso Stellato, in realtà, la mia idea era proprio quella di raccontarti una storia ben precisa.
ha dei personaggi ben precisi e che ti racconta proprio che cosa è successo al protagonista della storia. Quindi lì i periodi sono molto più lunghi, molto più complessi ed è molto più quasi un flusso di coscienza, no? Quindi è normale che io avessi bisogno di frasi più lunghe per raccontare più cose. Dipende molto, secondo me, anche dall'obiettivo del brano, non ho una risposta definitiva, ecco. Invece hai suonato sicuramente dal vivo. Quale sensazione hai provato salendo sul palco? Poi in realtà davanti c'è un pubblico, a volte non lo vedi perché c'è le luci di contro, sei concentrato, però senti comunque un'energia che ti sale dal sotto e ti arriva a te, e a quel punto, nonostante tutta la concentrazione, però un pochettino, che cosa provi in quel momento? Ma che cosa provo durante il live è vita, cioè nel senso alla fine io personalmente sono sempre stato un personaggio da live, nel senso ogni qualvolta che posso vado a vedere un concerto, io penso che comunque tutto questo lavoro è bello anche farlo per comunque lavorare a livello social network, a livello distribuzione e tutto, però poi alla fine la prova dell'ove ce li hai nei concerti. Cioè, in generale, se tu riesci a mantenere l'attenzione di una persona per più di 30 secondi, se tu riesci comunque a raccontare una storia a una persona e far sì che qualcuno si alzi e vada a casa di buon umore o di cattivo umore, dipende quale sia diciamo l'obiettivo che dai ai tuoi brani, no? Comunque il concetto secondo me è suscitare una reazione. Se tu riesci a suscitare una reazione alle persone che hai davanti, credo che ad un artista non si possa chiedere di più di questo. Quindi le sensazioni sono forti, non c'è una sensazione precisa, ma in quel momento cioè, si entra in un turbinio di momenti, di cose. È come se in un certo senso. Più che avere delle sensazioni, in quel momento non sei vigile, cioè riesci a non essere vigile, riesci a lasciarti totalmente andare, secondo me è forte, è un rito collettivo. E invece ti hanno posto, finito il concerto o il live, e le persone ti si sono poste avanti e ti hanno fatto domande strane, particolari, oppure non solo i complimenti, ma a volte neanche ti hanno fatto una domanda, però hai visto che comunque vada, appunto, hai dato quelle tante emozioni che le hai rese felici. A quel punto, la tua reazione qual è stata o quale sarà? Ma io, allora, ma domande strane, adesso sto pensando anche agli ultimi live che ho fatto, ma più che domande le persone, capita che magari vengano a complimentarsi, non sempre, a volte è capitato anche magari delle cose negative, non è che adesso voglio dire che tutti si complimentano. Quando ho visto che avevo creato un bel momento per delle persone, per esempio, è successo settimana scorsa, sono andato a Grosseto, Toscana, e comunque ho visto delle persone comunque molto sorridenti durante il mio live. Alla fine una ragazza è anche venuta per dirmi: guarda, mi è proprio piaciuta la tua canzone, mi ha detto nello specifico quale. E lì senti come un sentimento di pace, non so come dire, cioè come dire, ok, ho fatto il mio compito nel mondo. Cioè, sento un po' una sensazione di pace, personalmente. Questo sento. Hanno chiesto selfie o autografi. No, non sono ancora a quel livello. No, selfie sì, dai, selfie li abbiamo fatti. Autografi ancora presto. È una forma fisica del tuo disco, il primo disco che hai fatto, oppure ancora è tutto comunque nel digitale? E preferisci portare in tutto un qualcosa fisico oppure rimarrà nel mondo digitale? Ma allora io di fisico porto per esempio le magliette, che mi piace molto come forma di merchandising, perché comunque è un modo per regalare a una persona che ti ha ascoltato qualcosa di fisico. Allo stato attuale, allora io feci una stampa all'inizio del mio primo disco, si chiama Meglio Così, che c'è anche online. Poi per, diciamo, i lavori successivi non ho più ristampato niente,
non so se lo farò, ma per il semplice fatto che io comunque ho un target comunque delle persone della mia età e anche più giovani, quindi dai 20 ai 30 anni, e veramente non, cioè, sarebbe come dare loro qualcosa che so che non userebbero, per quello che preferisco le magliette, perché la vedo più come una cosa che possono veramente utilizzare. Mi piacerebbe stampare i vinili, quello sì, perché comunque c'è una bella moda di ritorno dei giradischi in casa, quello mi piacerebbe, magari una tiratura limitata. Nelle magliette c'è il tuo simbolo. Come nasce questo personaggio? Almeno si vede nella tua rappresentazione che c'è questa faccina. Sì, allora nelle magliette sì, ci sono fondamentalmente due figure, c'è il pesce blob, che è il personaggio a cui tu ti fai riferimento, però lì disegnato in piedi, diciamo, e con una frase del brano, appunto Pesce Blob, da cui è tratto il personaggio, e poi c'è un'altra maglietta, stavo guardando se ne avevo una, non ce n'è una sotto mano, se te la faccio vedere. Cosa stavo dicendo? Ah sì, è la seconda dove fondamentalmente era raffigurata Talpa dal muso stellato, che è appunto il brano di cui parlavo prima, sempre con una frase del brano. E, come nascono? Allora, il pesce blob, che è diventato un po' poi nel tempo il totem di questo progetto, no? Il logo di questo progetto, nasce dall'idea di voler utilizzare il pesce blob, che è considerato l'animale più brutto del mondo, okay? Un po' come raffigurazione di questo progetto musicale, come per il semplice fatto che io vedevo in questo animaletto qui una particolarità, quindi io mi volevo dare qualcosa di distintivo, diciamo, dagli altri progetti musicali. Quindi il fatto che in un certo senso questo animale sia il più brutto del mondo, però tutte le volte mi chiedo il più brutto del mondo secondo chi, in un certo senso, cioè qualcosa che comunque qualcuno da fuori gli affibbia in un certo senso, ed è proprio questo che mi piace di lui, cioè il fatto che sia certificato per qualcosa che poi fondamentalmente non è, non gli è intrinseco in un certo senso. Quindi nasce da qua. A questo punto, Dando, noi ti ringraziamo per essere stato ospite. Grazie Ci diamo a voi. appuntamento per i prossimi brani, Volentieri. soprattutto per la presentazione del vinile. Quindi ci metteremo, aspetteremo, avremo tempo per aspettarlo con calma. E ci mancano due cose fondamentali: dove poterti raggiungere, poter ascoltarti bene, e soprattutto i saluti finali. Ok, allora, dove ascoltare? È semplice. In generale, qualsiasi sia social network, diciamo di quelli più famosi, barra distributori, cioè store digitali, diciamo, basta cercare Lia che suona e il logo è lo stesso in tutti i posti, quindi è facile trovarmi. Se no, comunque sul mio profilo Instagram, che alla fine è il social network mio di riferimento, è possibile trovare, diciamo, un link che porta, diciamo, a tutti i posti dove c'è la mia musica. Per ascoltare la mia musica ci sono fondamentalmente due posti, quindi Spotify per quanto riguarda la parte audio e YouTube per quanto riguarda la parte video. In questi due canali c'è tutto, c'è ovviamente anche Tele, e entrambi fanno riferimento allo stesso identico logo e allo stesso nome, che appunto è Elia che suona. Quindi è veramente semplicissimo riuscire a trovarmi in giro per il web. E quindi niente, io vi ringrazio. Comunque, in generale, fare musica inedita non è semplice. Quindi, come dico sempre, qualche piccolo spazio dato a un piccolo cantautore è oro. Quindi, grazie per darci, diciamo, questa possibilità di poter parlare a più persone. E quindi, grazie mille. E poi ringrazio tutte le persone che hanno ascoltato in questa chiacchierata. Noi di nuovo ti ringraziamo e diciamo una cosa di più. La musica è l'espressione dell'anima. Studio 7 TV e Sport Piceno Game hanno presentato l'intervista di Pietro. Ospite della puntata. Come fai quando ti chiedono come stai? Tu sorridi, giri l'angolo e te ne vai.